Storie di motoestate in pillole, siamo con Aldo Ciccone, responsabile di Dunlop Motorsport per quanto riguarda appunto il trofeo motoestate. Avete scelto questo campionato per portare al debutto la nuova gomma destinata alla classe 300 Supersport. Sì, Dunlop non aveva ancora questo prodotto, abbiamo il 213 GP Pro in produzione per la 600 e per la 1000, ma mancava per la 300. Da oggi per i piloti appassionati in possesso di moto 300 abbiamo questo nuovo prodotto che si facciamo in due misure, 110-70-17 e 140-70-17. Le soluzioni sono di due mescole per l'anteriore e due mescole per il posteriore. In entrambe le soluzioni abbiamo una soft e una media, e anche per l'anteriore una soft e una media. Obiettivo di Dunlop è quello di scalfire questo monopolio nella classe 300 Supersport del vostro concorrente Pirelli? Sì, diciamo che è un settore dove in questo momento è presente solo questo competitor, è nostro interesse chiaramente entrare in questa parte di mercato che è una parte con una certa rilevanza, con dei numeri importanti ed è in crescita. Quando si cerca di competere ci hanno sempre delle armi. Quali sono queste armi di Dunlop, le peculiarità di questa gomma? Guarda, abbiamo puntato un po' sulla caratteristica dei nostri prodotti rispetto a alcuni concorrenti. Manteniamo una struttura leggermente più rigida, quindi abbiamo un anteriore che dà molto sostegno al pilota, dà molta confidenza nell'ingresso in curva, e un posteriore con delle mescole con un elevato livello di grip, quindi il comportamento di entrambi noi pensiamo che possa dare ai piloti un prodotto veramente al top nella gamma. Davide Conte ha avuto il privilegio ed è stato molto bravo a contribuire a sviluppare la nuova gomma Dunlop per la 300. È stata una cosa lampo, deciso subito di portarla in gara e subito un podio importante. Sì, sì, è stato un bel podio. Devo dire che la gomma davanti, già dal primo test che abbiamo fatto con Dunlop, si è rivelata bellissima, perché si riesce a frenare molto forte. In gara siamo riusciti a dimostrarlo. E dietro abbiamo provato ancora un altro prototipo di gomma più morbida e si è rivelata anche questa molto buona. C'è ancora da lavorare, però vanno veramente bene, non me lo aspettavo.